E non lasciarci cadere in tentazione, potremmo chiamarlo questo video. La tentazione di credere che dobbiamo scegliere. Non c'è nessuna scelta da fare. Non c'è mai una scelta da fare. Non c'è mai un vero conflitto, se non in superficie. In profondità, nel centro, non c'è mai scelta, se non essere chi si è. Quando credi che devi scegliere è perché non stai ascoltando. Se noi stiamo nel silenzio, nel vuoto, nella profondità del nostro essere, una voce incomincia a parlare e ci dice chi siamo e ci dice dove è giusto che andiamo e ci dice qual è la via del nostro daimon, della nostra vera natura. E allora ci accorgiamo che le situazioni di emergenza come questa, che le situazioni nelle quali ci sembra che sia urgente una scelta, una presa di posizione, in realtà sono solo un agguato. Rinuncia a scegliere, ma stai dentro, nel tuo silenzio vuoto in profondità. Non lasciarti guidare dalle tentazioni ideologiche, politiche, di parte, dalle teorie, ma ascolta dentro, in silenzio, in profondità. Osserva e segui quella voce. E sai che cosa ci dice che stiamo seguendo quella voce? È che possiamo cogliere le posizioni diverse dalle nostre. Possiamo riconoscere come fratelli e sorelle chiunque sia sulla strada a percorrere il suo cammino, anche se diverso dal nostro. Possiamo avere un atteggiamento di amicizia, di fratellanza, di amore, di compassione nei confronti di chi la pensa diversamente. Quindi, accettazione, osservazione, consapevolezza, accoglienza sono i segnali che siamo nel nostro centro, che siamo a casa, che non siamo caduti nell'agguato di scegliere buoni o cattivi, giusto o sbagliato, scienziati, scientisti o antiscientisti, negazionisti o affermazionisti, vax o no vax. Non cadere in quella tentazione. Siamo unici, ascoltiamo la voce, cogliamo l'occasione, non perdiamo l'opportunità di stare in profondità e di seguire chi siamo e di riconoscere che cosa ci sta chiedendo questa situazione d'emergenza. Non guardare fuori, guarda dentro. Non cadere nell'agguato del conflitto e della scelta. Ascolta e prendi il coraggio di seguire, perché sì, non c'è scelta se non essere te stesso o non esserlo. Quindi vedi un po'.